Alle prime ore di questa mattina, lungo la costa di Ponte Sasso a Fano, sono iniziati i lavori di sistemazione delle scogliere soffolte da ormai diversi anni. L'intervento riguarda quattro setti già esistenti a sud della foce del Rio Crinaccio. Per un costo totale di oltre 200.000 euro, le operazioni avranno una durata di circa una settimana, a seconda anche delle condizioni meteomarine. Sono lavori importanti, da tempo attesi, e che danno una risposta molto importante a tutti gli operatori balneari che ci sono in questa zona. Siamo sicuri, perché già in passato siamo intervenuti, che dal momento in cui sistemeremo queste scogliere aumenterà la spiaggia e quindi aumenterà il turismo, un intervento che porterà 4.000 tonnellate di scogli nuovi appunto a rinforzare le scogliere che nel tempo si sono degradate, si sono mossi i massi. Sono 4.000 tonnellate, i lavori li sta facendo la ditta Mentucci di Senigallia. In questo momento stanno scaricando dalla nave che appunto arriva dalla Croazia e poi metteranno gli scogli sulle scogliere per poi sistemarli i prossimi giorni. Contemporaneamente la stessa ditta ha avuto l'incarico anche di iniziare lavori presso la diga foranea del porto di Fano per alcune quantità di scogli, quindi in queste ore, in questi giorni, il lavoro sarà quello di depositare gli scogli e poi verrà successivamente posizionata a regola d'arte la scogliera in maniera tale che si possano dare risposte. In passato i lavori che hanno riguardato Ponte Sasso sono stati importanti e hanno riguardato il tratto a nord del Rio Crinaccio e abbiamo visto che, nonostante insomma siano stati fatti solo l'anno scorso, c'è già stata una risposta perché le spiagge sono aumentate. Soddisfatti gli operatori balneari della zona che nel corso degli anni hanno segnalato più volte i problemi all'amministrazione comunale, soprattutto durante le forti mareggiate. Finalmente sono arrivate le scogliere, tanto sospirate scogliere. Spero che si risolva e ci dia spiaggia il prima possibile. Sicuramente fino al prossimo anno non vedremo miglioramenti della spiaggia, però già questo è un primo passo e un modo per far respirare un pochino anche ai turisti e dare un pochino di speranza anche a loro, visto che quest'anno siamo un po' tanto sacrificati. E volevo ringraziare sia Seri e Fanesi per l'impegno che ha messo per portarci questi scogli, anche se non sono tantissimi, però già è un primo passo. Aspettiamo un nuovo progetto, così almeno facciamo un bel lavoro come Cristo comanda.